Cambogia andata e ritorno ogni anno per aiutare la gente dei villaggi costruendo pozzi o fungendo da infermiere. È l'esperienza dello scultore di Salorino, Enrico Sala. Lo ha incontrato Rinaldo Giamponini. Uno dei più famosi centri archeologici del mondo è quello di Angkor in Cambogia. Oggi chi dice Cambogia non si riferisce solo a templi, torri, bassorilievi, ma a una tragedia umana, a un'epoca recentissima iniziata negli anni 70. Per quasi un ventennio il paese conobbe persecuzioni, torture, uccisioni, in particolare durante il regime dei Khmer Rossi di Pol Pot. 1 milione, secondo talune fonti 2, le persone uccise o morte di stenti. In questo paese risiede stabilmente per realizzare il progetto Agar la famiglia ticinese Thami. Ne abbiamo parlato in questa sede e ne riparleremo. Ma in Cambogia, per almeno 2 o 3 mesi ogni anno, è impegnato un altro ticinese che con la motocicletta, in una regione vasta come il Sottoceneri, si reca in decine di villaggi per costruire pozzi e per intervenire come infermiere. È Enrico Sala, abitante e patrizio di Salorino, scultore su marmo. 57 anni. Sicuramente ho visto delle cose terribili, ho visto bambini soffrire con febbre a 40, ho visto i bambini con delle ferite ai piedi da venire da piangere davanti a questi bambini, quindi mi commuovo attualmente quando ricordo queste cose, gente senza gambe, senza braccia, cioè uno che non vede non può capire, bisogna vedere con i propri occhi certe cose. La Cambogia è grande 4 volte e mezzo la Svizzera. Situata tra Thailandia, Laos e Vietnam, stando a stime ufficiose, conta 10 milioni di abitanti che per l'85% vivono in zone rurali. Una popolazione in maggioranza stremata e falcidiata dal genocidio, dai bombardamenti, conseguenze anche delle interferenze straniere. E questo paese, uno dei più poveri del mondo, dove lo spettro della fame è ovunque, rappresenta la seconda patria di Enrico Sala. Ma perché esattamente non lo so neanche io. Mi sono trovato come turista per caso, come tanti, girando fra le rovine di questa grandissima Angkor, ho scoperto dei villaggi molto poveri e mi sono detto perché non fa dei pozzi d'acqua, visto che c'erano delle pozzanghere, è nato un primo pozzo e poi da cosa nasce cosa. Ho continuato per ormai 7 anni questa attività. Lo scultore ticinese, a partire da gennaio, lavora qui da 2 a 5 mesi l'anno, un periodo che non è stato scelto a caso. Ma perché praticamente in questo periodo non piove, la falda freatica si è abbassata di molto e quindi si può scavare con facilità in profondità, altrimenti non sarebbe possibile. I capi villaggio sono le autorità massime dei villaggi e sono costretto a contattare loro per evitare problemi con le autorità maggiori. Mi devo fidare un po' a questo ragazzo che mi fa da guida, lui ha contatti con i capi villaggio, con gente locale che chiede appunto dove c'è bisogno d'acqua, noi andiamo a vedere perché siamo costretti a vedere dove c'è bisogno di acqua e andiamo praticamente in questi posti dove l'acqua serve. Accanto al primitivo rudimentale pozzo, il volontario di Salorino ne ricava uno nuovo, scavando e facendo scavare molto più a fondo, vicinissimo alla falda freatica, e proteggendo poi l'opera con robusti anelli in cemento. Il mio compito è di fare il supervisore a tutti i pozzi che vengono costruiti. Io vado lì, vedo dove è la zona, deve servire a 3-4 case almeno, quindi deve essere un pozzo pubblico e non privato, chiaramente. Poi vado in città, a Semreap, acquisto gli anelli di cemento, li pago, e pago i trattori che li portano. Sono parecchi trattori che fanno moltissimi viaggi, per portare 600 anelli sono parecchi viaggi, quindi io devo fare il coordinatore e pagare tutto ciò che viene trasportato. E da anni Enrico Sala paga quasi tutto di tasca sua. Ma quantificarli è difficile in quanto io sono un pessimo calcolatore, però se calcoliamo che un pozzo costa circa $150, occhio e croce, calcolando che sono 500 pozzi, io praticamente all'anno raccolgo sui 4-5 mila franchi, quindi il conto è fatto, c'è un investimento abbastanza forte di tasca mia. Poi lei deve mantenersi. Evidentemente io non ho nessun sostegno, quindi mi devo pagare alberghi, devo pagare il vitto, devo pagare un piccolo stipendio al ragazzo che mi fa da guida, devo pagare il pranzo a quel ragazzo, devo pagare il capo villaggio che mi porta. Cioè le spese sono molte, anche se sono diciamo, di piccolo formato, ma dopo sommandole sono parecchie.
Tra questa gente il suo impegno è preciso. I bambini sono per me importanti, io lavoro soprattutto per loro, perché per dargli un avvenire migliore l'acqua gli permette di crescere meglio, di essere puliti, di poter bere acqua pulita, di poter di crescere meglio, di crescere un ambiente migliore. Come un vegetale con l'acqua cresce bene, anche il bambino sicuramente cresce bene, e l'acqua è la vita. In quel caso chi va, che è un'acqua che è veramente eccezionale, che va che diventa, no, c'è 2 metri, lei va, lei incerciara, dopo 2 metri da. Ma lei è un'acqua che poi costa da meravigliosa, eh? Guarda i carossi. La sua opera è una goccia nel mare, obietterà qualcuno, ma preziosissima. E quante soddisfazioni con l'acqua limpida di fronte a risultati concreti. E dove l'acqua è pulita da parecchi anni, vediamo che sono scomparse le grandi infezioni, come possono verificare i capovillaggio, la pancia che era piena di microbi e se praticamente è scomparsa, quindi la vita è molto migliorata. Pozzi invece di pompe. Perché, osserva Sala, in questi sperduti villaggi, non appena le pompe subiscono dei guasti, nessuno le ripara e vengono perciò abbandonate. Intanto il numero dei pozzi è in continuo aumento. Una cosa eccezionale che non me l'aspettavo neanche io, alla partenza con un pozzo quasi per caso, arrivare a 500 è un traguardo che mi ero prefisso così come fantasia, come chimera, però quest'anno praticamente stiamo arrivando al 500esimo pozzo, tra qualche giorno dovremo arrivare a trasportare gli anelli per il 500esimo pozzo. Enrico alcune settimane fa ha raggiunto quota 501, ma non è tutto. Il 57enne scultore mendrisiense in Cambogia si trasforma anche in infermiere. Ha sempre profondamente ammirato la straordinaria opera del dottor Maggi, svolta sino alla morte in Camerun. Un esempio che, proporzioni rispettate, lo stimola quando nei villaggi visita soccorre medica. Da un rapporto della Croce Rossa Internazionale si rivela che in questo paese ogni anno si registrano 40.000 casi di tubercolosi, il più alto tasso del mondo, con oltre 1.000 morti al mese. Ancora oggi sono quasi 50.000 le vittime delle mine anti-uomo disseminate nel territorio. Milioni, pare, addirittura 10. Ogni 200 abitanti, almeno uno, ha subito amputazioni. Ciechi, muti, lebbrosi, disabili, infermi, afflitti da lesioni d'ogni genere. Sono decine di migliaia, di cui un quinto giovani sotto i 18 anni. Enrico Sala è presente e aiuta laddove può. Mi sento una persona, come tutti gli altri, che al vecchio fiocchi che hanno bisogno, gli dà una mano, logicamente. Ma devi consultando tu, perché il mio cugino è molto bene da diversi anni, e vedendo il filmato da quel che è l'infezione, io capisco francamente molto bene, ma dico che è un'infezione dovuta all'alimentazione, dovuta a tanti animali, se più sagrati, salava mia, caniana zanzara, sagrata, dopo l'infezione viene propagata sul corpo. Ho visto i casi molto peggiori da che schi, eh. Con l'acqua di pozzo sicuramente la migliora tantissimo la situazione, sapete più che da chi è nano, che sparissero quasi completamente, da chi è nano di, perché più salava più sé, e di conseguenza che più sei igiene la roba la migliora. Vedete che ci può rirat, ma là, chi crede che la mia mano ci può rirat chi? O no? Sì, ma con gli ospiti praticamente col capello, se il tiri giù, vedi la mia pelata, probabilmente alza a mettere a piangere, perché siamo un'altra razza, quindi più legge bel che piace mia, perché il marico su la prima volta la fai una caragnata tremenda. Ma lo visto che sono chi, quindi il caragna più. Quindi il più la memorizzando al suo cuore, che mi sono quel che l'aiuta, no? Se al mavetta resta senza capello, magari piange. Possiamo chiamarla il buon samaritano? Ma diciamo di questo fatto io parlo molto malvolentieri, perché sono situazioni difficili di cui io vorrei farne a meno, però arrivando nei villaggi, dentro dei bambini con delle piaghe sulle gambe, con delle cose spaventose, ieri abbiamo visto una bambina aveva il dito aperto completamente sul pollice, ti viene la pelle d'oca, come fai a dir di no? Quindi io mi porto con me una farmacia e cerco di medicare con dei disinfettanti, fasciando queste ferite, anche purulente, anche in modo grave. Poi quando la cosa è grave vado da un medico che mi conosce bene, filmo la ferita, il medico mi consiglia cosa dare, porto l'antibiotico, seguo il bambino fino alla guarigione. A questo punto una domanda nasce spontanea. Ma che tipo è Enrico Sala? Come si giudica? Ma sicuramente sono un tipo un po' particolare, uno che
che stacca dopo sei mesi di scultura, completamente dedicato all'arte, e stacca completamente la spina per venire qui in Cambogia, non è un uomo normale, cioè è normale dal punto di vista psicologico, ma fisicamente il fisico deve essere anche robusto. Uno che vive qui per due mesi all'anno, scarrozzare con delle moto, strade difficoltose, ci vuole il fisico, ci vuole la mente, uno deve essere pronto mentalmente ad accettare una vita dura. In Ticino dico, tia sei matta, se Gio fa cos'è Gio lì, che in commedia di banditi, cioè sapendo che la vita da Pol Pot l'estate è abbastanza complicata, che ammazzano a Cadagin, no? Quindi evidentemente mi dicono sei matto, ma ecco, è un'energia che provo ogni tanto ed è molto forte e mi permette di arrivare qui ogni anno. Mai in questi anni attimi di delusione e di sconforto? Ma ogni tanto questo sconforto mi precipita addosso come una tegola, ti senti in mare inutile, ma cosa faccio qui? Perché sono qui? E poi ritornando a casa, la sera meditando, vedendo che i bambini che li stai aiutando, senti che l'acqua è pulita, vedi che le ferite vengono cicatrizzate rapidamente perché si possono lavare, quindi questa energia che mi prende da non so dove mi permette di continuare malgrado degli sconforti che come tutti gli uomini che vengono addosso. Il nome del ticinese è stato inciso su un nuovo pozzo, ricordiamo, il 501esimo. Energia e salute a parte, il 57enne scultore di Salorino è sorretto anche da una forza particolare, la fede. La fede è sicuramente importante, perché se uno non ha fede non può venire ad aiutare i poveri, cioè quindi è importante, che è un aiuto divino. Io sento una forza superiore alle mie energie che mi permette di vivere in questi ambienti molto duri. Qui la vita è dura, uno che ci vive come noi, in questo momento abbiamo la temperatura di oltre 30 gradi, scarrozzarsi con motociclette sulle strade di estate, quindi la polvere, le zanzare che ti mangiano, quindi ci vuole un certo coraggio, e se non c'è una fede che sostiene, evidentemente non puoi fare questa vita. Con questo concludiamo l'edizione odierna del regionale. Grazie e arrivederci a domani.